Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina vegana. Oggi prepareremo insieme la torta della nonna vegana. Ci servirà un bel po' di ingredienti, non prendete paura. Allora, per fare la crema, 500 g di latte di mandorla oppure di soia oppure un misto. Io ho fatto un misto latte, soia e mandorla e riso perché avevo lì delle parti di questi latti. 20 g di olio di semi di girasole. 40 g di amido di mais, 75 g di zucchero di canna, un pizzico di sale e la buccia dei limoni biologici che ne metteremo dentro nella crema pasticcera per darle un po' di sapore. Potete aggiungere anche un pizzico di curcuma per dargli un colore più carico del colore giallo e volendo anche una puntina di vaniglia bourbon, insomma, se l'avete in casa. La vaniglia no, perché sapete che è prodotta con petrolio praticamente. Per fare la frolla invece ci serviranno 350 g di farina ad 1,0. Io ho messo insieme anche una parte di Manitoba ad 1,0 per dare un po' più di spinta all'impasto, anche se comunque è una frolla, per cui va benissimo la 0 anche a 1 o 2. Poi servirà 20 g di fecola di patate, 80 g di latte di soia, un pizzico di sale e poi dei pinoli e dello zucchero a velo per decorare al termine. Una tortiera da circa 20-22 cm e un forno statico a 180 gradi per 45 minuti. Allora, in prima cosa prepariamo la crema pasticcera sul fornello, naturalmente. Scaldiamo il latte e poi aggiungiamo insieme anche l'olio di semi di girasole, un pizzico di sale, mettiamo dentro le bucce di limone, lo zucchero, mescoliamo un po', poi mettiamo l'amido di mais con la frusta, cerchiamo di non fare grumi, la facciamo cuocere per qualche minuto finché, insomma, si addensa un attimo. E mezzo cucchiaino di cremor tartaro. Ecco, allora, tutti gli ingredienti dentro, compreso il limone, vedete adesso si è addensata e adesso la spegniamo perché comunque poi andrà cotta ulteriormente, altrimenti diventa troppo asciutta. Togliamo le bucce di limone naturalmente. Bene, allora, tutti gli ingredienti dentro secchi e poi adesso mettiamo il latte e l'olio. Facciamo un panetto, ricordiamoci di aggiungere mezzo cucchiaino circa di cremor tartaro, facciamo un panetto e poi la tiriamo in due dischi perché uno andrà sotto, poi in mezzo la crema e poi sopra l'altro disco. Ecco, abbiamo creato l'involucro con i bordi alti circa 2-3 cm, cerchiamo di mantenerli un po' omogenei. Adesso ci versiamo dentro la crema e poi metteremo un disco di pasta frolla sopra. Adesso che ho messo la crema, vedete, appoggerò sopra il disco di pasta frolla. Vediamo se mi posso aiutare con questo. Ecco, appoggiamo sopra. Che magari abbiamo creato involontariamente. Sono comunque, direi che siamo passabili. Cerchiamo di chiudere un po' i bordini in modo che la crema non fuoriesca lateralmente. Naturalmente avevo preriscaldato il forno, adesso la mettiamo dentro a 170 gradi per circa 45 minuti. La torta sfornata l'avevo già tagliata quando poi mi sono ricordata che dovevo ancora fare le fotografie, comunque ormai danno è fatto.
Comunque riuscita bene, vedete, ha una bella cottura. Adesso non resta che aspettare che si raffreddi completamente perché l'ho tagliata troppo presto e dopo assaggeremo. Ecco, anche oggi siamo stati insieme, abbiamo fatto qualcosa di buono senza fare del male a nessuno. Se vi piacciono le mie ricette, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube cliccando su iscriviti, altrimenti non vi iscriverete, solo guardando o mettendo like, e a seguirmi anche sulla mia pagina Facebook Come ti cucino il vegano. Vi aspetto numerosi alle mie prossime ricette e vi ringrazio per essere stati attenti a quanto vi ho fatto vedere. Arrivederci alla prossima!